insomma ci aspettiamo quantomeno da classifica al termine della terza rotazione sul podio. Vediamo la terza, che dovrebbe essere Elisa. Non ci sono grandi cadute, speriamo di no per lei. E parte, ecco, col suo esercizio. Doppio giro in accosciata anche per lei, si avvicina all'angolo e si parte poi per la prima diagonale. Ribaltata e doppio avvitamento avanti, il doppio avvitamento avanti ha un valore D e porta a casa anche l'esigenza del lavoro avanti, quindi 0,50. Due avvitamenti e mezzo dietro, altra diagonale di valore D, eseguita piuttosto precisa, bella, sorridente, questa cosa mi piace un sacco. Enjambe cambio ad anello, più un enjambe cambio e uno stag. Questi anelli purtroppo sono tanto tanto penalizzati, i giudici sono proprio lì ad aspettare di guardare proprio dove va a finire la gamba dietro. Bellissimo questo giro sulla schiena. Comunque la vedo tanto 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 maturata Elisa, a livello proprio di espressione, di modo, tutte in realtà, tutte le ragazze. Bene, doppio carpio, bravissima, tirato su e ballettino della felicità per poi andare a terminare l'esercizio. E brava Elisa che chiude così i suoi campionati.